cresciuto nel settore giovanile del Milan, in cuor suo voleva fare gol, è inutile girarci intorno, hai fatto gol e hai festeggiato come fa un alpino, mano in testa sulla bandierina del corner. Raccontaci la tua serata mentre passano i tuoi amici rossoneri. No, alla fine una partita vale l'altra, un gol vale l'altro, ovvio. Ma magari questa è una bugia, dai. No, è vero, perché un gol comunque per un attaccante è sempre importante, qualsiasi partita sia. Poi ovvio, era una partita speciale per me, perché comunque sono cresciuto lì, avevo tanti amici, però ripeto, una partita vale l'altra, l'importante è comunque aver portato a casa la vittoria con le nostre idee, con i nostri concetti. E quindi siamo contenti, pensiamo già a lunedì. Sul gol sei stato bravo a sfruttare un'incertezza tra il portiere e il difensore centrale del Milan, ma nel complesso, nell'arco dei 75 minuti che hai giocato, ti sei mosso bene, hai creato, soprattutto hai corso tantissimo. No, sono contento. Come ho detto anche dopo Luca, l'importante è sempre quello di farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa, ed è questa la nostra forza. La nostra forza, come dice sempre il mister, che non ci sono titolari e riserve, e quindi bisogna portare avanti questi concetti fino in fondo. Una domanda una per Riccardo Tonin e poi vi annuncio che sta arrivando Edoardo Pierozzi, che si è iscritto alla cooperativa del gol. Fabio. Per Tonin. No, io faccio i complimenti al ragazzo, chiaramente no, una curiosità, visto che avete ascoltato almeno un paio di minuti sotto i distinti, i tifosi vi hanno chiesto qualcosa in particolare? Mi chiede Fabio Ferraresi se siete stati un paio di minuti sotto i distinti dei tifosi, se vi hanno chiesto qualcosa in particolare. No, nulla di particolare, ci hanno caricato e ci hanno spiegato la loro idea del perché non c'erano questa partita, sono entrati in ritardo e niente, tutto qua, e ci hanno caricato per lunedì. Allora, intanto che arriva Pierozzi, a momenti ti chiedo proprio di questo derby, perché è un derby importante, lo scorso anno tu non c'eri, ma gelò i biancazzurri questo derby, perché vinse il Pineto nella gara di andata. Che partita ti aspetti lunedì? No, una partita di Serie C che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi, e all'attacco propositivi, e è vero che è un derby, ma come ho detto prima, ogni partita valgono 3 punti, quindi l'importante, dai, è affrontarla nel modo giusto. Ti chiedo proprio l'ultima, +6 in classifica, lo puoi commentare o preferisci far finta di nulla? No, direi che il campionato ancora è lungo, sicuramente siamo stati bravi, però ripeto, non ci possiamo attaccare a questo, dobbiamo continuare con le nostre idee, con i nostri concetti che ci trasferisce il mister, e solo questo ci può fare arrivare in fondo.